succede a Trieste qualcosa di paradossale. Un atto politico stalinista, qual era la risoluzione del Cominform, obiettivamente ingiusta nei confronti della Jugoslavia, aiuta i comunisti triestini a ribellarsi allo stalinismo vigente nel loro partito. Credo il grave fatto, il più grave fatto era l'accusa del nazionalismo. Proprio lì è sorta questa accusa che poi la si ripeteva tutto il tempo delle lotte che si faceva in seguito, che la politica del Partito Comunista Jugoslavo è nazionalista, che siamo nazionalisti, che la Jugoslavia è nazionalista e così via dicendo. E chi accusava, chi lanciava queste accuse di fatti? Una risoluzione che accusava la Jugoslavia del nazionalismo partiva da posizioni nazionaliste, perché partiva da una posizione di attaccare la Jugoslavia, di opprimerla e di sottometterla a una egemonia dell'Unione Sovietica. Sul piano locale triestino, anche lì è stato forse fondamentale il problema nazionale. A Trieste rinvivere un nazionalismo non era tanto difficile, perché era sempre presente nel passato, durante l'Italia fascista, specialmente contro gli sloveni, che era ancora sempre vivente, si sentiva. Noi abbiamo pensato, con una lotta comune che abbiamo fatto a Trieste, specialmente con le masse lavoratrici, di aver superato questo, di aver rotto questa barriera del nazionalismo, sovinismo di fronte specialmente agli sloveni. Invece, proprio nel momento del Cominform, questo fatto è venuto di nuovo avanti. Se difatti la rottura, se guardiamo, è stata anche la divisione sia del partito e degli animi, direi, a Trieste, è stata gran parte su base dico nazionale. Sebbene anche una parte abbastanza grande degli operai sloveni hanno optato per la risoluzione del Cominform, certo su una base di attaccamento all'Unione Sovietica, a Stalin. Io devo dire una cosa che cerco di spiegare, cioè il mondo italiano conosce poco il mondo sloveno, in generale, anche i lavoratori, mi dispiace, devo dire, ma non lo conoscevano, cioè immaginavano questo mondo sloveno dalla gita in casa, e quindi facevano passare per nazionalismo quello che era un'aspirazione naturale di uno che non era stato trattato in forma uguale. Cioè io ricordo le ragazze del Carso, quando cominciavano a presentarsi come fattore, facevano quello che gli operai di Trieste hanno fatto tanti anni prima, che fosse un po' nazionalismo questo, potremmo dirlo, ma non era. Praticamente era un concetto di uguaglianza che si affacciava, però ecco, essere uguali partendo da posizioni diverse probabilmente urtava. Io devo dire, gli operai di Monfalcone, con i quali ho molto contatto, questo non lo sentivano. A Trieste c'era forse di più questo concetto, forse anche il fatto di vedere in città, questa grande città, queste masse di contadini sloveni, probabilmente urtava un po'. Secondo me era la ricerca dell'uguaglianza, della convivenza. C'era un orgoglio, questo sì. Cancellare la struttura etnica della popolazione, logico, questo fa parte dell'imperialismo, non in genere, diciamo così, ma il fascismo era proprio aveva una specialità. Era proibito anche parlare in sloveno nel treno, non si poteva parlare, no, in sloveno, in piazza oppure nelle strade, nelle città e via di seguito. Questo si faceva illegale. Un po' di nazionalismo, certo, però era un po' giustificato questo nazionalismo. Certo che io preferivo, io ero però con gli operai di Monfalcone, mi sono legato fortemente con Fontanot, col Sasso, con altri, e io vedevo questi, i miei fratelli, perciò indubbiamente che anche se sfiorava un po' di nazionalismo,
preferivo indubbiamente bandiere rosse che non tante nazionali. Noi abbiamo stipulato nel 44, uno il 4 di aprile e uno il 7 di maggio del 44, due trattati internazionali che sono stati firmati per l'Italia. Uno ne ho firmato io per l'Italia, ma non è che poi sono state robe locali, perché sono stati questi siglati e approvati dal Comando Generale del Corpo Volontario della Libertà e dal Comando in Capo dell'Esercito di Liberazione Jugoslavo, cioè da Tito. E per cui c'era questo rapporto e c'è stato anche naturalmente contrasto. Per esempio, noi in questi accordi avevamo stabilito che non bisognava parlare delle questioni di confine, si doveva parlarne a lotta di liberazione vinta, cacciando lo straniero, cacciando gli invasori e così via. In base a questo colloquio siamo arrivati poi a una conferenza più larga tra i rappresentanti del PC e del Partito Comunista Sloveno a Imenia nell'aprile 1944, dove si è già posto o si poneva il problema del confine. In base difatti alla dichiarazione dell'Avnoj, il Parlamento allora della nuova Jugoslavia che si è costituito a Jajce, che ha preso la dichiarazione dell'annessione di queste terre alla Jugoslavia. E certo lì si è posto subito il problema anche dei confini, però da parte nostra noi non abbiamo posto il problema dei confini precisi, non so, quella città, quel villaggio fanno parte o faranno parte della Jugoslavia, quell'altro dell'Italia e così via. Noi abbiamo affermato allora solo il principio. Cioè non si sapeva cosa sarebbe venuto fuori da un'Italia democratica del dopoguerra, l'idea delle occupazioni da parte delle forze imperialiste, anche la forma di propaganda, allora era tutto nero, imperialista, cioè non sarebbe cambiato molto, mentre di qui la prospettiva di questa Jugoslavia inclusa nel blocco socialista dava adito a soluzioni così molto adeguate all'idea dell'insurrezione del socialismo. Io quando ho chiesto loro per far sapere al Comando Generale del Corpo Volontario della Libertà, e a lungo che me lo chiedeva, ma insomma, qual è il territorio che voi rivendicate? È stata così che allora il compagno Franz Leskosek, Luca, comandante delle forze dell'Esercito di Liberazione di Slovenia, ha messo il dito sulla carta a Tarvisio, poi è sceso lungo la Valfella, Valcanale, Canale del Ferro, è arrivato fino al Tagliamento, poi ha girato, abbandonando il Tagliamento e lasciando Venzone dentro la zona sua, così Tarcento, così Nimisati, Misfaedis, così Cividale, e poi è andato sul Judrio, è arrivato a Lisonzo e poi ha messo la mano lì, Tista je naša zemlja, ha detto. E naturalmente questa cosa mi sembra inconcepibile, non è solo Trieste e Gorizia, ma anch'io che ero di Cividale, per esempio, e che avevo studiato per più di un anno la lingua slovena e non ne capivo nemmeno la metà, è diventato sloveno anch'io così. Naturalmente che c'erano contrasti, che c'erano, insomma, c'era questa situazione. Però, ecco, voglio dire, essenzialmente tra noi e gli sloveni e gli jugoslavi c'era stata una grandissima collaborazione, una milizia comune nella battaglia contro il tedesco e contro il fascismo. Ad un certo momento, precisamente verso il tardo autunno del 1944, si delineò la prospettiva di una soluzione per Trieste, non più di unità all'Italia, ma bensì di unità alla Jugoslavia. Ora, che cosa significava per me questo tipo di scelta? Una scelta che naturalmente non è stata assolutamente presa a cuor tranquillo, che è stata meditata, che ha avuto i suoi travagli. Significava essenzialmente allargare le frontiere di un mondo che aveva il suo perno nell'Unione Sovietica, era quella la posizione dell'Unione Sovietica, era quella la posizione di quello che allora noi tutti i comunisti consideravano lo Stato guida, era quella, diciamo, la discriminante tra un mondo socialista e un mondo capitalista. E tanto più, diciamo,
questo è stato rafforzato, diciamo, alla fine della guerra. Se teniamo conto che la fine della guerra calda, della guerra guerreggiata, è stata seguita quasi immediatamente dall'inizio di quella che è chiamata la guerra fredda, che si è anche teorizzata nel discorso di Fulton nel 1946, inizia praticamente con lo sganciamento della bomba nucleare su Hiroshima e Nagasaki. Quindi noi ci sentivamo un po' come in una zona di frontiera, eravamo, Trieste era una delle cerniere della cortina di ferro che passava attraverso l'Europa da Trieste a Stettino, ci sentivamo quindi in prima linea. È chiaro che tutto il periodo che va fino alla soluzione del trattato di pace, soprattutto l'anno 46, la presenza della Commissione, ci vedeva quotidianamente, si può dire, in piazza a manifestare per un certo tipo di soluzione. Che poi questo fatto ci distogliesse da quelli che erano i problemi reali del dopoguerra, i problemi della classe operaia, sono cose che abbiamo capito forse un po' tardi. Questa è una generazione per la quale si potrebbe cantare anche un requiem, che poi non viene nemmeno ricordata dalle generazioni future, che non sanno nemmeno quello che è successo e non hanno un'idea di quella che è stata la grande tragedia del 1948, che io porto ancora come un segno. In me mi ha lasciato il segno la guerra civile in Italia del 21, non mi ha lasciato il segno la mia emigrazione, non mi ha lasciato il segno 3 anni di guerra spagnola, non mi ha lasciato il segno una campagna di calunnie in tutto il mondo, ma mi ha lasciato il segno quell'anno e quella persecuzione che è continuata in varie forme, in forma politica, in forma puramente personale, in forma senza principi, ma che io ho sentito sempre come una persecuzione, direi così, quasi una maledizione da parte di coloro con i quali che io ho combattuto a faccia aperta e con le mie convinzioni di comunista. Non so, io ho fatto 4 anni di guerra, i pericoli e così via. Per me era più grave questo periodo, questo istante delle lotte a Trieste, non dal lato fisico di pericolo, ma dal lato di fatti morale. Il cominformista, cioè il termine cominformista, si coglie allora per dichiarare un certo tipo di deviazione. Loro dicevano noi deviazionisti, riformisti, noi dicevamo cominformista, uno per dire stalinista, quindi abbastanza staccato, inaccettabile. Ancora oggi dire come informista in Jugoslavia e dire la cosa peggiore, e non a caso ogni volta che c'è qualche situazione grave vicino al nazionalista, al sabotatore, all'ustascia, si aggiunge sempre il come informista. Poi il cominformista nostalgico è un altro discorso, cioè gente che ha vissuto il Cominform è stata anche perseguitata, quindi è chiaro, sono schedati come cominformisti, sebbene che non rappresentano più una forza, almeno qui da noi. Però come concetto invece rimane dell'uomo che vuole fare con la mano forte, quindi anti-sistema delegatario, antidemocratico e così via. A questo punto le nostre testimonianze seguono 3 filoni differenti. Il primo è quello della riorganizzazione del Partito Comunista a Trieste sotto la guida di Vittorio Vidali, sulla base delle vecchie tradizioni internazionaliste. Il secondo è quello della situazione interna jugoslava che si evolve faticosamente verso nuove forme di organizzazione del lavoro e di ricerca del consenso delle masse. Si va verso un socialismo dal volto più umano, ma contraddittoriamente rimangono tracce pesanti di stalinismo. E qui si inserisce il terzo, doloroso filone su cui sentiremo 2 testimonianze, quello dei comunisti italiani, ma anche jugoslavi, greci e di altre nazionalità,
che, dichiaratisi come informisti, subirono una dura repressione. Io sono nato nel 1910, sono entrato nel partito, il Partito Comunista, nel 1927 all'età di 17 anni e sono stato un rivoluzionario di professione per 24 anni fino al 1951 quando per la vicenda Comiform sono stato costretto ad abbandonare il partito e come tutti i rivoluzionari di professione di allora ho passato quegli anni praticamente salvo pochi periodi di perlomeno gli anni del fascismo fino al 1945, salvo pochi brevi periodi di libertà, sempre cominciato ad andare in carcere all'età di 19 anni, sempre in carcere al confino, vigilato speciale oppure clandestino durante la guerra di liberazione. Sono Adriano Del Pont, il segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti. È l'associazione che raccoglie i superstiti, coloro che sono stati carcere, confino, durante il regime fascista e i familiari sopravvissuti. I due personaggi che abbiamo presentato adesso appartengono a quella schiera di italiani emigrati per ragioni politiche o per ragioni di lavoro in Jugoslavia, appartenenti al Partito Comunista o comunque comunisti come ideologia, che trovandosi al momento della risoluzione in Jugoslavia decisero di applicare le direttive del Cominform dando vita, e questo lo fecero spontaneamente e volontaristicamente, a una rete di clandestina che doveva in qualche modo opporsi al Partito Comunista Jugoslavo, cercando addirittura di sostituirlo, cosa che si rivelò ben presto come una speranza del tutto infondata. Essendo un rivoluzionario di professione, così come eravamo fatti allora, siccome l'Unione Sovietica aveva condannato la Jugoslavia, per me la Jugoslavia era assolutamente da condannare. E cominciai quasi subito a darmi da fare, a lavorare contro il Partito Comunista Jugoslavo, senza seguire direttive. Direttive erano così, quelle contenute nella risoluzione dell'ufficio di informazioni che nel frattempo avevo potuto leggere. Io sono arrivato nel novembre a Fiume, non c'era nessuna organizzazione cominformista, ho preso l'iniziativa di crearne una e è stata creata la cosiddetta, quella che è stata chiamata l'organizzazione cominformista di Rijeka, che ha incominciato a funzionare un mese dopo il mio arrivo, cioè nel dicembre del 1948. Per noi non esisteva la possibilità o il problema di rovesciare la direzione di Tito e sostituirla con un altro, così. C'era invece la prospettiva, il problema che ci ponevamo noi era quello proprio di distruggere il Partito Comunista Jugoslavo e crearne un altro. Ecco che gli estremi opposti, ossia gli elementi così di una certa, oggi si direbbe destra, e gli elementi di una che oggi si direbbe estrema sinistra, venivano, come dire, uniti insieme e venivano trattati molto duramente in quel momento. Anche perché, qui è il fatto di fondo, mi pare, la Jugoslavia non poteva né rinunciare in quel momento alla sua unità ritrovata proprio durante la guerra di liberazione, né al suo principio marxista, quindi non poteva una volta faccia brusco proprio di fronte al blocco sovietico e instaurare un regime più liberalista. E allora qui abbiamo avuto veramente, dopo quel famoso giugno del 48, un regime veramente duro, oppressivo, anche perché oltre al fatto, della rivoluzione sociale che c'era stata, avevamo un nazionalismo molto forte che si esasperava nello sciovinismo, appunto perché questa era una terra ancora contesa. Cioè l'Italia non aveva rinunciato
a questa fetta dell'Istria ancora incorporata nel territorio libero di Trieste, né la Jugoslavia voleva rinunciarci, anche perché naturalmente giocava una forte carta sulla sua unità e su questo momento di discredito che aveva avuto da Mosca. Prima dell'arresto, due giorni prima penso, era un'assemblea grande nello stabilimento dove ci hanno tacciati quella volta che eravamo per la risoluzione del Cominfort, che eravamo nemici della Jugoslavia, tutte queste cose qua. Dunque stava già nell'aria qualche cosa del nostro arresto. Siamo stati arrestati in 5-6 in quel giorno, non è che ci siamo trovati là perché ci hanno messo uno da una parte e uno dall'altra. E negli interrogatori appena si riusciva ad apprendere qual è l'intenzione, perché eravamo dentro, perché non avevamo un documento di carcerazione. E lì eravamo opportunisti, nemici del popolo, sabotatori, tutto metti vicino quando vuoi, tutte quelle cose lì. Non so, anche per giustificare il motivo che ci ha messi dentro. Noi non siamo né sabotatori, né quello che ci dite voi, ma siamo gente venuta qui per dare una mano alla costruzione di ciò che era distrutto, perlomeno per creare una vita migliore, non solo per noi ma per tutti. E non siamo venuti con nessun principio di sopraffazione verso nessuno, ma siamo venuti come amici. Adriano Dal Pont, dopo aver cominciato questo lavoro clandestino a Fiume, decise di ritornare in Italia anche per avere direttive e chiarimenti su quella che doveva essere la loro azione. Però non ritornò più in Jugoslavia per ragioni di sicurezza, cioè scoperse che lo sospettavano. Quindi cominciò dall'Italia un lavoro verso la Jugoslavia, contattando nelle zone di confine degli elementi come informisti jugoslavi ai quali forniva materiale di propaganda e dai quali riceveva informazioni sullo stato interno del paese, cioè della Jugoslavia, dell'economia, della vita politica, del partito e così via. Non ci furono assolutamente tentativi di azioni di sabotaggio economico verso la Jugoslavia, almeno da parte dei comunisti italiani. Era uno che faceva il contadino in una zona di confine verso Prepotto sul fiume Iudrio. Avevo già avuto alcuni abboccamenti con lui e accettava di diffondere questo nostro materiale in Jugoslavia. L'ora fissata di sera, io mi avvicinai al fiume, al posto fissato, notte completa, tranquillo, non avevo notato nessun sintomo di inquietante. E improvvisamente vedo questa figura che attraversa il fiume e viene verso di me. E penso che sia lui, mi avvicino al fiume, guardo, effettivamente lo riconosco e noto come una certa difficoltà da parte sua ad arrampicarsi lungo la sponda, perché non fosse molto erta. E allora così, inconsciamente quasi, un atto spontaneo, porgo la mano per aiutarlo e trascinarlo su. E questo mi tira invece dalla parte sua. Cado sul greto del fiume, mi si precipitano addosso 5, 6, 7 persone, vengo colpito alla testa, calcio di pistola, mi trovo da un momento all'altro ridotto nell'impossibilità di muovermi. Qualcuno a me mi aveva chiesto se Stalin sarebbe stato d'accordo nel 48 o negli anni seguenti per un'invasione militare alla Jugoslavia. Questo è un problema che si è posto in quel tempo, e so che ci furono anche dirigenti della Unione Sovietica come Molotov e Mikoyan che posero questa questione a Stalin, e che Stalin rispose no, è una cosa in famiglia e che si risolve in famiglia, naturalmente con i metodi di Stalin che noi abbiamo conosciuto. Invece abbiamo avuto l'invasione dell'Ungheria e l'interferenza della Polonia passata quando Khrushchev era al potere. Abbiamo avuto l'invasione della
Cecoslovacchia e dell'Afghanistan con Brezhnev. E abbiamo un'interferenza pesante, sgradevole, da parte del governo del Partito dell'Unione Sovietica negli affari attuali della Polonia. In questo pare che non sia cambiato. Cioè, ad un certo momento il partito, per vincere questa battaglia con Stalin, deve riprendersi la posizione nelle masse, quindi un concetto di vita democratica, di impegno, e credo che l'autogestione sorga proprio in quel momento lì. Cioè, vedi che la via presentata prima di fare attraverso il gruppo dirigente, attraverso i quadri scelti, rendere felice la gente, non va più. Allora scegli l'altra via, coinvolgi la gente a risolvere tutto direttamente da sola. Credo che questa sia la prima conseguenza che anche da noi è manifesta, cioè dopo il 48 vedi nel partito si aprono nuove iscrizioni, nuove leve, molta gente che prima guardava il partito con una certa paura di dover coinvolgersi troppo, incomincia ad entrare e quindi abbiamo una vivificazione della base. Dunque, io ricordo quel primo maggio del 1949, forse era il primo maggio fatto dopo il 1920, con una massa enorme di popolo nella strada, in piazza. Centinaia di bandiere rosse nel corteo, centinaia di bandiere rosse sulle finestre dei rioni popolari e periferici. Una vera festa. E la gente marciava e cantava e gridava come se si fosse liberata da un incubo. Era in fondo l'internazionalismo che aveva sempre animato il proletariato di Trieste. Che prendeva la sua rivincita. Ed era una massa enorme di popolo che si separava da un passato recente, pur mantenendo verso questo passato, dal punto di vista dei suoi valori di resistenza e di antifascismo, ammirazione, rispetto ed amore. Era distinto da quel primo maggio che io avevo fatto nel 1947, di un corteo attraverso il corso, contestato da migliaia e migliaia di cittadini, fra i quali senza dubbio c'erano anche dei fascisti, ma nella stragrande maggioranza esuli e triestini che non erano stati d'accordo con la linea del partito, e la contestazione fra corteo e parte della popolazione che lo fiancheggiava che assumeva in certi momenti aspetto di rissa intercalata da gesti sconci, da parolacce, da insulti, da beffe. Il 49 fu per noi quasi la conclusione di una lotta, non di tutta la lotta. Ci furono per la prima volta elezioni a Trieste, municipali. La nostra affermazione fu un'affermazione molto forte. Ecco, la mia esperienza è stata fortunata perché io non ho avuto la disgrazia di avere un processo o non hanno avuto la possibilità di colpirmi in questo senso, perché risulta che quei compagni che sono andati in carcere a Fiume o a Susac o a Pazia hanno avuto i processi, sono stati condannati anche a parecchi anni di carcere, li hanno mandati nelle isole dalmate e là hanno sofferto le pene dell'inferno. Dopo i primi interrogatori, Adriano Dal Pont viene tradotto al carcere di Lubiana. Anche lì interrogatori, dice di non aver subito violenze o torture, e dopo Lubiana viene mandato a Fiume, qualche mese di carcere in isolamento, senza vedere mai la luce, anche qui senza nessun tipo di coercizione o di violenza,
però un carcere molto duro, e nell'aprile del 52 ha insieme ad altri compagni il processo. Alla fine del processo viene condannato a 12 anni, viene mandato a Sremska Mitrovica, un carcere molto famoso nella storia jugoslava perché ospitava negli anni 30 anche quasi tutti i dirigenti del Partito Comunista Jugoslavo, da Tito a Rankovic, a Moshe Piade, e qui rimane per qualche tempo e poi viene rimandato a Lubiana. Nell'autunno del 1953 ripresi la strada per Sremska Mitrovica, una località che è a una settantina di chilometri a nord di Belgrado, sulla linea ferroviaria che da Zagabria porta a Belgrado. Arrivai e qui trovai una situazione completamente mutata. Io pensavo di avrei rivisto i miei amici, i miei compagni. Arrivai, voglio raccontare questa mia esperienza personale senza raccontare le cose viste e sentite da altri. Camerone, venni portato dentro dagli agenti stessi che mi lasciarono lì. E lì c'era un capostanza, che di solito è un altro detenuto, il quale mi disse: mettiti là e non parlare. La cosa mi sembrava strana, comunque l'accettai. E era di mattina, dopo un po' arrivarono tutti quanti, una sessantina di prigionieri. La cella era meno affollata rispetto a quella che avevo lasciato. E c'erano già dei letti a castello. Le cose erano migliorate così. E improvvisamente questo comincia a parlare, io cominciavo a capire qualche cosa in più della lingua, ma non molto. E sento parlare di bandito, cominformista, togliattiano, e giù le grida di dole, abbasso. In un certo momento, senza neanche accorgermi come, quando, mi sento afferrare per gli stracci, trascinare lungo tutto il corridoio, 15 metri, e buttato nel gabinetto, ma buttato nel gabinetto, poi afferrato da due, uno per braccio e con la testa messa giù nel buco del gabinetto, e questi che costringevano, volevano costringermi a pulire con le mani il buco del gabinetto, e ci riuscivano anche perché non avevo il modo di reagire in modo diverso. Ecco, prima vera violenza da me subita, non a opera di altri, degli agenti di custodia o degli agenti della polizia, ma di altri carcerati, da comunisti come me. I detenuti cominformisti avevano il loro direttivo di campo, che poteva corrispondere, non so, al nostro comitato di sezione, con responsabile e coi responsabili delle diverse branche di lavoro. In ogni camerone c'era il comitato di Camerone, con il responsabile Camerone che si chiamava capostanza, e questo poteva corrispondere al comitato di cellula. Anche qui il responsabile, il capostanza e poi la divisione per compiti. E poi c'erano gli attivisti, cioè i compagni di base, i compagni attivisti. Tutta la repressione, da ogni punto di vista, veniva esercitata dal partito parallelo, cioè la repressione nei confronti dei cominformisti detenuti era esercitata dai detenuti cominformisti. Questa è la famosa autorepressione, il boicot. Che cosa si chiedeva in sostanza? Si chiedeva di confessare colpe vere o presunte commesse in periodo di libertà, di rivelare il nome di tutti i complici, di fare la spia, in sostanza, di annullarti moralmente, spiritualmente. Ora, devo dire che per noi italiani la difesa fu abbastanza facile. Noi adottammo una linea di condotta, era stata adottata dai compagni che erano lì prima di me, la cosa andava avanti da 5-6 mesi e fu poi adottata anche da me. Cioè, noi siamo comunisti italiani, abbiamo il dovere di rispondere soltanto al nostro partito delle nostre azioni, non accettiamo nulla delle vostre imposizioni, accettiamo di non fare della propaganda finché stiamo in carcere. Quello in boycott perdeva tutti i diritti, cioè perdevi il diritto di dormire, non so, mettiamo, non andava a lei, veniva buttato, intanto doveva sempre lavorare. Un albanese, tre o quattro greci, eravamo in 11 o 12 a non avere fatto sottomissione su 525, ripeto. La cosa non poteva essere digerita e l'occasione avvenne quando dovevano entrare nella nostra cella tre grossi dirigenti jugoslavi, dissidenti,
c'era un ex deputato, c'era un eroe della guerra partigiana, ufficiale superiore dell'esercito, e una terza persona che adesso non ricordo. E attendendo questa gente, il capostanza, il comitato che dirigeva il partito all'interno, ci convocò, eravamo in tre italiani in quella cella, io e altri due emiliani, e ci disse: guardate, noi non tollereremo più che quando questi entrano voi ve ne state là pacificamente seduti. Non vi chiediamo di bastonarli, ma vi chiediamo di che vi alzate in piedi e gridiate banditi, briganti. Il principio dell'autorepressione era questo. Il compagno cominformista detenuto è un compagno da recuperare. E veniva recuperato con i mezzi che di allora, perché allora insomma, anche il partito jugoslavo non era ancora il partito dal volto umano, era un partito stalinista. In effetti questi tre entrarono, furono accolti in quel modo e noi ostinatamente seduti. Dopo due minuti eravamo a fare compagnia agli altri tre, giù nel gabinetto, in sei, ammassati, botte, eccetera, eccetera. Dopo, detto per inciso, dopo un giorno, due, non so quanto ci misero, questi tre si pentirono, dichiararono che loro erano completamente pentiti sulla linea del Partito Comunista Jugoslavo. E noi continuammo a restare là per colpa loro e loro ci facevano i guardiani. Gli stessi dirigenti jugoslavi si erano posti questa questione di vedere cosa stava succedendo, tant'è vero che a un certo punto Rankovic, che era il ministro degli interni e quindi il capo della polizia, ha incominciato a fare delle visite a questi lager e dopo che arrivava lui l'autorepressione cessava, quando lui partiva l'autorepressione cessava. L'autorepressione è durata alcuni anni, no? Poi dopo è cessata, poi è morto Stalin e le cose sono cambiate anche nei confronti, i rapporti tra l'Unione Sovietica e la Jugoslavia, poi è incominciato, poi il comico è stato sconfessato, è finito tutto. Fatto sta che accettarono a sospendere ogni pretesa nei miei confronti e nei confronti degli altri compagni purché io cessassi questo sciopero della fame, cosa che io dico bene, comincerò domani mattina. Ricordo che poi non mi costava nessuna fatica rimandare di 10 ore il mangiare perché a quello stadio non si ha più fame, c'è cioè febbre, ci si sente assolutamente. E da allora devo dire che la pressione diminuì. Cioè, non fummo più soggetti, nessuno di noi, a queste insistenze, a queste forme di boycott, anche se le forme di punizione erano diverse. A un certo momento essere adibiti, per esempio, ai lavori pesantissimi, più estenuanti, peggiori. Io sono venuto via nel maggio 1950. Sono venuto a Monfalcone, ho trovato di sistemarmi momentaneamente in casa di un compagno, che era che lavorava la terra, gentilmente mi ha dato la possibilità di un po' di giorni fino a quando non mi sistemavo un po' col lavoro o guadagnare qualche cosa perché non avevamo soldi. Siamo andati via in Jugoslavia senza soldi, senza niente. Siamo ritornati senza soldi e senza neanche quelle poche masserizie che si aveva a casa. Dunque la casa completamente distrutta, tutto, non si sapeva dove andare. Una delle nostre rivendicazioni che portammo avanti fino alla fine e riuscimmo ad ottenere nel 55, alla fine del 55, lo status di delinquenti comuni. Mentre si fa lo sciopero solitamente, le agitazioni per ottenere lo status di politico, noi chiedevamo di essere trattati come gli assassini, come i ladri, come i fascisti, come i cedici, come gli ustascia, e purtroppo lo chiedemmo invano per degli anni. Nel frattempo che noi eravamo andati via in Jugoslavia, qui sono venuti gli esuli dell'Istria e hanno occupato molte case, insomma, hanno occupato i posti praticamente lasciati liberi anche da noi nei posti di lavoro. E non è che rientrando né io né gli altri abbiamo trovato nuovamente il posto in cantiere dove si lavorava. Tutti quelli rientrati sono visti così, senza niente nelle mani. E hanno dovuto andare con le dita a lavorare, sono andati a lavorare per tutta l'Italia, chi è andato a lavorare in Svezia, chi è andato in Francia, chi in Svizzera, e così si sono spersi questi compagni che rappresentavano l'ossura, il nervo, diciamo, del movimento operaio. Gli anni seguiti alla decisione del Cominform furono veramente molto duri qua. E anch'io lasciai tutto e raggiunsi i miei familiari a Trieste.
E anche là, naturalmente, si sentivano ancora delle tensioni molto forti, vero, contro la Jugoslavia, soprattutto da parte sia di quei centri di istriani che erano venuti via nel 45 subito, quindi non avevano avuto alcuna vicinanza, vero, alla Jugoslavia, non avevano conosciuto né in bene né in male l'esperienza jugoslava, sia appunto da parte, diciamo, del Partito Comunista, che ancora non aveva capito, insomma, questo grande sforzo della Jugoslavia di crearsi una sua via autonoma al socialismo. Io penso che dopo il fascismo, in fondo, proprio questo fatto del Cominform è stato veramente dannoso per queste terre in modo particolare. Nelle regioni di confine, in fondo, i grandi fatti storici hanno una ripercussione molto più violenta che altrove. E difatti tutto il male che questa risoluzione creò ebbe qui delle ripercussioni molto violente. Io penso che in fondo per questa zona, insomma, questi pochi chilometri quadrati di terra, appunto la irriducibilità da parte jugoslava è stata proprio creata dal fatto di aver trovato dall'altra parte, dall'Italia, appunto uno Stato avverso da ogni punto di vista. Cioè non aveva né il partito, diciamo, fratello che poteva capirla e sostenerla, né tantomeno poteva allora negoziare con i dirigenti, diciamo, di allora. Noi eravamo in quel momento fino al 54 per un territorio libero di Trieste, che significava un territorio neutralizzato che unificava le due zone con un governatore che avrebbe evitato non soltanto gli esodi continui, ma avrebbe fatto rifluire gli esuli già all'esterno nelle loro città e nelle campagne che avevano abbandonato. Ecco perché noi, quando nel 1953, o direi 52 già, ci prospettò la nota bipartita, quella dell'America e dell'Inghilterra, secondo la quale si dava la zona B alla Jugoslavia e la zona A all'Italia, con certi piccoli accorgimenti di frontiera, noi ci opponemmo. E quando quella nota bipartita divenne un fatto concreto, un patto firmato, e ci furono i grandi movimenti a Trieste dell'agosto e del novembre del 1953, con parecchi morti, parecchi feriti, la nostra posizione fu quella di insistere sul territorio libero di Trieste, di opporsi all'aizzamento, all'odio nazionale fra italiani e sloveni e fra Italia e Jugoslavia. E fummo contrari sia al concentramento di truppe jugoslave sulla frontiera di Trieste, sia al concentramento ordinato da Pella delle tre divisioni italiane. Nel 1954 ci fu il memorandum di Londra, l'accordo dell'Inghilterra, della Francia e degli Stati Uniti di dare all'amministrazione jugoslava la zona B e di ritenere quel territorio definitivamente jugoslavo e di dare la zona A all'amministrazione italiana e di ritenere la zona A di fatto annessa all'Italia. Noi protestammo perché in fondo quella soluzione non risolveva nessun problema,
specialmente per Trieste, anche perché non si stabiliva un confine di Stato, ma si stabiliva una linea di demarcazione. E non c'era un capitalismo un poco intelligente, intenzionato a venire ad investire i suoi capitali a Trieste, in una città che giuridicamente non era italiana, né jugoslava, la cui sorte dipendeva ancora delle Nazioni Unite. Però all'ultimo momento dovevamo anche noi adeguarci. E fu allora quando, dopo aver lottato per il territorio libero di Trieste, anche proclamando scioperi generali, decidemmo di accettare quel memorando di Londra e di lottare per una zona franca integrale, per l'autonomia di Trieste, per l'internazionalizzazione del porto di Trieste. Era passato già un anno che facevamo queste cose noi, nel 54, quando Togliatti mi ha mandato a chiamare, già io facevo parte del comitato centrale del partito, ho detto, ma come? Ma tu, ho saputo che tu vai in Jugoslavia. Sì, vado. Ma cosa fai? Ma parlo con i compagni lì, della Lega dei Comunisti. Ma come? Ma non hai detto niente. Ma io penso che se avessi detto forse non ci sarei andato, no? Penso che forse qualcuno di voi era contrario. E lui mi ha domandato, ma cosa vieni a sapere? Gli ho detto robe, notizie che venivo a sapere di qua, è stato molto interessato e mi ha detto, va bene, sì, prudente, continua a andare, tienici informati. E venne il 55, l'anno nel quale, in maggio, Khrushchev si recò a Belgrado a fare l'autocritica, che io con molta educazione disapprovai perché non la ritenevo sincera. E noi eravamo assolutamente convinti che la nostra prigionia non sarebbe durata a lungo, ma non perché ci avrebbero liberati prima, ma perché sarebbe arrivati l'Armata Rossa. E eravamo convinti. E qui basta che siamo a 80 km dal confine, quando Stalin decide, si presenta lì da un urlaccio dal confine, e in un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora arrivano qui. E lì si fece l'autocritica. L'autocritica doveva avere un altro carattere. Lui andava e dichiarava che la colpa era di Beria e sembra che Tito avrebbe dovuto rispondere che la colpa da parte jugoslava era di Gillas. Come si sa, Tito si rifiutò di fare questa parte perché non era vero. E anzi, al messaggio autocritico di Khrushchev, Tito nemmeno rispose. La prospettiva adesso di liberazione era diversa e purtroppo si protrasse per quasi 2 anni ancora, ed è una delle cose che io non sono mai riuscito a spiegarmi. Mai. Avvicinamento. Togliatti che va subito dopo, 2 o 3 mesi dopo, va in Unione Sovietica, parla con Tito e così via, e noi che continuiamo a restare dentro. In Jugoslavia continuiamo a stare in carcere. Penso che ci sia anche qui una buona dose di cinismo in chi avrebbe dovuto intervenire subito, non l'ha fatto, io capisco le complicazioni e così via, ma penso anche che si sia fatto poco. Il mio articolo che venne chiamato Il colpo di Bora, nel quale in fondo io non dicevo niente di grave, dicevo che ero d'accordo con tutto, solo che la risoluzione a Trieste aveva avuto un altro effetto che in altre città del mondo, per le vicissitudini della mia città. Rileggendolo oggi è un articolo che passerebbe in qualsiasi giornale senza commento. Scatenò un putiferio in tutta la stampa italiana. Khrushchev disse a Brioni che ciò che aveva detto Vidali era molto disagreeable. Siamo andati lì, lungo. Cappeggiava la delegazione, ne facevano parte Chiaromonte, Pesenti, Pano, Salinari, Mario Montagnana, Italo Busetto, la compagna Balboni,
così. Beh, dico, e sono andato anche io anche per questa ragione, perché io ero interessato perché si potesse fare un passo per chiedere di liberare quei compagni che ancora stavano in carcere come conformisti. E da loro cominciarono molte riunioni con la direzione di Roma sull'atteggiamento che dovevano prendere i triestini. Riunioni che durarono parecchio tempo, che terminavano in generale con nulla di fatto, sempre presiedute da Togliatti, nelle quali si insisteva che noi facessimo un'autocritica e che andassimo a Lubiana e a Belgrado. Noi facemmo un'autocritica che venne ritenuta insufficiente. Io la considero una reputa molto importante questa prima delegazione ufficiale, diciamo così, no? E perché? Per la capacità che ha avuto il compagno Longo di riuscire a mediare e soprattutto a intendere le ragioni dei compagni jugoslavi, a capirle. Tito, Kardel, Vukmanovic e altri hanno dato un contributo grossissimo per dire che bisogna fare in modo che i rapporti che sono stati di rottura così grave tra Italia e Jugoslavia per la questione di Trieste, del confine, eccetera, diventassero migliori, no? E c'è stato in uno di questi incontri la richiesta da parte nostra che fossero liberati questi compagni come informisti che stavano ancora in carcere e così via, no? E devo dire che Longo ha usato tutto il suo prestigio durante un pranzo che ci era stato offerto lì al Palazzo del Parlamento a Belgrado per chiedere, porgendolo molto bene questa questione come lui sapeva fare, chiedendo che ci fosse questa liberazione di questi compagni. E ricordo che è stato sensibile Tito, il compagno Tito, a questa richiesta e so che bene dopo la cosa è avvenuta. La liberazione avvenne nell'ottobre, a fine ottobre del 1956, alla vigilia dei fatti d'Ungheria. E avvenne in un modo strano. Fummo chiamati, convocati, ci fecero delle fotografie, nessuno ci disse che saremmo stati liberati. Ci portarono in direzione dove il direttore ci disse, il vice direttore anzi, ci disse: voi se doveste andare via, dove andreste a vivere? Io torno in Italia, altri diceva io vorrei andare in Cecoslovacchia e così via. E riaccompagnateli via, andiamo via. E precisamente invece di prendere la porta della cella ci accompagnano fuori e ci troviamo sulla strada. Ci misero all'ultimo momento proprio sulla porta in mano un biglietto, una lettera, era già scuro, si vedeva bene. E ci troviamo, ricordo anzi c'era un compagno con me che dice: cammina, cammina, non voltarti, non voltarti. E perché? E dopo 20 metri, beh, proviamo a voltarci. A voltare se c'erano le guardie o non c'erano e scopriamo di essere liberi. Nel 1961. Una delegazione capeggiata da me andò a Lubiana, 6 anni dopo, su invito della Lega dei Comunisti della Slovenia. Ci fu una riunione con la direzione del Partito Comunista della Slovenia, con i massimi dirigenti. Noi riconoscemmo che la Jugoslavia era un paese socialista e che marciava verso il socialismo, che eravamo contenti di ristabilire le relazioni, ma che per quanto riguardava la critica e l'autocritica, sarebbe stato meglio fare una cosa su una base di reciprocità. E lì terminò la riunione. Si decise un colloquio mio con i dirigenti nell'estate, durante le vacanze, venne l'estate, vennero le vacanze, ma non ci fu una chiarificazione.
Ad ogni modo le relazioni si ristabilirono. Oggi sono, secondo me, ottime. È un dramma del movimento operaio internazionale, del Partito Comunista, della classe operaia, coinvolto popoli interi, e di questo dramma si parla purtroppo poco. Questo episodio accade in Jugoslavia, che aveva perfettamente ragione di difendersi, era vittima di un'ingiustizia, ma l'ha fatto con dei metodi che erano stalinisti. È un dramma che tocca il movimento operaio, che tocca i popoli in generale, che travalica frontiere, che è di carattere, direi, universale. Lucas afferma che la verità più profonda del marxismo è l'umanizzazione dell'uomo come contenuto dello sviluppo storico, di uno sviluppo nel quale l'uomo, consapevolmente o inconsapevolmente, non è soltanto il prodotto, ma è anche un fattore attivo, un protagonista. Ossia, noi predichiamo e vogliamo una società e lottiamo per una società di uomini liberi, che non siano uomini di marmo o di ferro, di acciaio, di pasta frolla o robot, ma che siano veri uomini. Uomini in carne ed ossa, come diceva Gramsci, che pensano, che producono, che lottano e che vogliono essere parte integrante di una società, essere attori di questa società, nell'amministrarla, nel gestirla, nel governarla e nell'avviarla verso il futuro.